Raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars. Prima parte di video molto particolare perché, come vedete qua, è finito il contest. Io facendo una partita, ovviamente, sono arrivato tredicesimo. Abbiamo se troppo angeli o demoniaci. E io in questo video, ragazzi, in questa prima parte di video più che altro, vado solo ad aprire questi. Ho avviato la rec apposta per questo, cosa che non faccio mai, penso anzi di non averlo mai fatto. Perché oggi davvero, non so, sarà nell'aria, sento la fortuna. Vediamo se mi sbaglio. Io andrei con i demoniaci, ci sta. Vediamo, ne abbiamo ben 6, le probabilità ci sono volendo. Ok, beh, il primo 500 bling, che ti devo dire non è neanche male. Questo qua nulla di che, altri bling per noi. Siamo a metà strada, con calma. Noi ci servono ovviamente quelli belli lenti. Questo non è sicuramente lento. Il prossimo, ragazzi, questo qua è proprio... è quel drop. Quindi cos'è che fai? Lanci il pacchettino volato via per boostare il contenuto. Guarda qua che robetta. Perfetto, direi che ho fatto male i conti. Che sbocco. Però ho sbloccato un'abilità demoniaca. E che fai? La butti? Ritorsione. Va bene. Ma se vado nel negozio, aspetta, perché oggi mi sa che esattamente abbiamo 3 drop demoniaci. Ma sapete cosa? In questo video effettivamente potrei andare ad aprire tutti i drop demoniaci o angelici sui miei account secondari pure. Ma ci sta tantissimo, zii. Qua che abbiamo di interessante. Forse non era in quei 6 che girava la fortuna, ma è proprio in questi 3 qua. Comunque, in tutto questo vi ricordo il codice Luxor in fondo allo shop qualora vogliate supportare. Ovviamente voi vi starete chiedendo: ma perché hanno dato sti drop demoniaci gratis? Che tra l'altro, aspetta un attimo, non so quando vedrete questo video. Io lo sto registrando il 22 novembre e credo che uscirà il 24, quindi tranquilli, sono quelli di 2 giorni fa. Il perché, ragazzi, ce lo spiega mamma Supercell in questo tweet, dove dicono: ottieni i tuoi 3 drop angelici o demoniaci extra gratuiti dal negozio, oltre ai drop angelici demoniaci doppi giornalieri per il weekend. Ah, vediamo. È vero, non l'avevo notato prima. Vabbè, a parte che poi l'avevano detto che tutti i weekend sarebbero stati doppi, quindi in realtà sono io che ho l'Alzheimer. Ma ad ogni modo, se hai toccato il libro otterrai 3 demoniaci. Non so perché Star Drop l'abbia tradotto in gocce, ma va bene così. Altrimenti, se non abbiamo mai toccato il libro maledetto, io penso che faccia riferimento a quello che c'era prima dell'aggiornamento, i drop saranno angelici. Ah, e poi tra l'altro, vedi qua ci sono anche degli sfondi, probabilmente li hanno messi anche su Instagram. Beh, carini, dai, se vi piacciono le skin, qua avete gli sfondi a tema proprio. Ragazzi, io l'ho detto, la fortuna qua deve girare e gli account secondari in questo caso non valgono. Se io me la sento sul mio account principale, dai Brawl Stars, forza e coraggio. Il primo non è quello che cerchiamo. Il secondo, ma vuoi vedere che è proprio... oh, aspetta. Aspetta, no, è qua perché ho perso le speranze, devo continuare a crederci. Niente, vediamo nei account secondari. Comunque posso dire che sti drop per ora sono una bella delusione. Non ho mai sculato, è anche vero che non sto giocando tantissimo. Non ho vinto anche tanti drop dai vari contest che ci sono, da quelli giornalieri. Quindi sì, magari giocando un po' di più, forse chi lo sa. Comunque qua abbiamo i 3 drop angelici, non ho mai toccato il libro su questo account. Tanto sui secondari sculeremo tantissimo. A noi ci interessa il content, ovviamente, soprattutto brawler o skin. Però brawler ancora di più. E beh, sul primo account niente di che. Ma tranquilli che nei prossimi vedete ora. Da qualche parte dovrò pur sculare, se no io sto video che lo sto facendo a fare. In realtà volevo solamente andare ad aprire quelli del contest. E poi mi è venuto in mente che nello shop ci stavano i giornalieri. E va bene così. Qua dove sono? Ma non ci sono. Ma scusami, perché non ho i drop? 401 coppe? Che è sto scam, zi? Ma andiamo su RXR Bimbo. Anche qua sono a 410. Molto particolare come cosa. Qua nel dubbio, dato che non ho mai toccato il libro. Eh no, però vedi che non ci sta. Ma questo secondo me è un po' un scam. Ma che? Cioè, nel senso, qua di solito dovrebbe essere 400 coppe più. Io i requisiti ce li ho. Ti prego, zio, andiamo a vedere su quest'altro account. Però mi sa che non ci stanno. Non ho idea del perché, però. Vediamo un po'. No. Dai, ma che scam. Oh, nel dubbio, tante volte andiamo su un account 8 coppe. Magari qua funziona tutto al contrario. E ah, c'ho Buzz. Andiamo a sbloccarlo così. Con questi regali giornalieri che non finirò mai. Molto bene. Tra poco abbiamo anche un drop leggendario, non c'è male. Vado nel negozio, qua per forza di cose non ci deve stare niente, ovviamente. E infatti così è. Vediamo quest'altro account, ho 639 coppe. Quelle 200 in più ti bastano, Brawl Stars? Vediamo un po'. Ma posso dire che scam. Su RXR amico 1595, sì, adesso va bene tutto, ma qua per forza ci deve stare, se no allora. In quell'altro secondario ne avevo 6000, mi pare. A sto punto penso che sia 1000 più. Però non lo so, vuoi vedere che hanno alzato il limite di coppe? Vediamo, non c'è neanche qua. Vabbè, abbiamo un bingo. Ma perché, scusami? Non capisco. E niente, scammato, si può dire, da Brawl. Più io avevo il mio sesto senso, che a quanto pare non è andato a buon fine. Detto questo, per ora il video lo interrompo qua. Ma noi ci rivecchiamo comunque con qualcos'altro, ora.
Ok, ragazzi, eccoci qua. È passato un giorno. Io direi che in questa seconda parte di video possiamo andare a vedere un po' di novità tra Reddit, Twitter, magari anche qualche vostra clip. Ma prima mi trovo su Brawl Stars perché se andiamo nelle classifiche c'è stato un record abbastanza particolare. Infatti nella scorsa season abbiamo visto che un player ha portato Bea, eccolo qua, Izzana, a oltre le 15.000 coppe. Vediamo attualmente quanto ce l'ha Bea. Siamo in ordine di trofei. Ah no, in realtà l'ha risuperato ancora. Raggiunto e superato. Infatti mi sembrava non aveva fatto le 15.000, stava tipo sulle 12.000. Ok, non lo sapevo, a parte che risultato assurdo. Però è ancora più assurdo se andiamo a vedere da mo, perché un player, eccolo lì, Vital Shark, ha fatto ben le 20.000. Cioè 20.000 coppe con un brawler non c'ha proprio senso. E secondo me ancora ne vedremo delle belle, anche perché ancora alla fine della stagione mancano più di 11 giorni, quindi potenzialmente anche un 30.000 si può vedere. La cosa difficile però è mantenere la win streak, perché a quei livelli lì con una sconfitta perdi tipo 200 coppe, mi sembra. Però è anche vero che in quel caso basta ritornare a vincere, riaccumulare le streak e piano piano si recupera. Comunque volevo andare a vedere nello specifico per fare queste 20.000. Ecco, record 212 con Mo. Però sapete che forse ha perso qualcosina? Non mi sembrano così tante. Se andiamo a vedere da Bea, vedi, 295 nel suo caso. Quindi sì, può essere che una certa abbia perso la win streak. Vediamo il secondo, sempre con Mo. Vedi, 217. Considerando che le coppe sono il doppio di più, sono più o meno uguali. Anzi, in realtà quello con 10.000 coppe ha anche la win streak più alta. Vabbè, comunque un grandissimo GG per Vital Shark. Vediamo con gli altri brawler come sta messo. Beh, in realtà molto bene. Ce n'ha diversi a 2.000, oltre le 1.500. E ovviamente, beh, tutti a 1.000, chiaro. Anzi, no, in realtà Draco è 985. Vabbè, comunque, diciamo che con questo nuovo metodo si possono raggiungere risultati veramente folli. E secondo me, come detto, in futuro anche arriverà un 50.000. Non è così impensabile. Già un 100.000 coppe, forse sì. Quello sarebbe veramente molto particolare come cosa. In un mese, poi a voglia. Non lo so, staremo a vedere. Comunque, detto questo, grandissime news in realtà non ci sono. Però volevo farvi vedere questa cosa, dato che alla fine ho fatto già qualche video, tra virgolette, dedicata a Juan Carlos. Ma poraccio è stato pure bannato per un mese. E a quanto leggo, dovrebbe essere per account condiviso. Quindi, boh. Grande Juan Carlos, sempre sul pezzo. Ma procediamo con questa clip. Attenzione, drop demoniaco incredibile, super lento. Vediamo. Oh, Mortis. Eh no, si torna indietro. Era uno scammettino. Questo molto interessante. Chi di voi c'era l'anno scorso sicuramente si ricorderà della lore della telecamera. Ci ho fatto anche diversi video riguardo. E tramite questa telecamera abbiamo visto come sono nati diversi brawler. E particolare il fatto che il 22, vabbè, per voi due giorni fa, sia stato il compleanno di Spike. Tramite la telecamera abbiamo visto come degli esseri umani, in generale delle cose, si sono trasformate in brawler. Spike invece è l'unico ad essere effettivamente nato, perché era un cactus senza vita. Il 22 novembre del 1995 ha preso vita, quindi il bro ha appena fatto 29 anni. Siamo quasi coetanei. Comunque, se volete saperne di più, vi lascio i video che ho fatto ai tempi sulle telecamere in descrizione. Altra curiosità molto simpatica: da quando è uscito Brawl Stars abbiamo attualmente 704 skin solo. Vabbè, solo no, per carità. Però mi aspettavo di più, considerando anche tutte quelle dorate argentate. Vabbè, 704 skin. Abbiamo visto l'icona cambiare 19 volte, 45 ambientazioni, ben 1900 167 pin, poi 71 bundle, penso intenda le varie categorie dei brawler, 665 icone, 35 modalità. Sì, effettivamente nel corso del tempo ne abbiamo viste tante che sono state magari lì per quella stagione, poi sono state rimosse, però 35 sono veramente tante, sì. 337 spray, neanche una follia. Poi per quel che riguarda le collaborazioni, solo 4. Ricordavo decisamente di più, perché abbiamo sì quella con SpongeBob, quella con Godzilla, la in Friends, poi forse col PSG si può considerare come collaborazione, in teoria sì. 4 veramente. Fatemi sapere nei commenti se mi sfugge qualcosa, anche se in teoria no, se me ne tornano 4, qua ne segna 4. E poi vabbè, abbiamo 49 overdrive, anche se in teoria vi ricordo che entro giugno, se non ricordo male, ci hanno detto che tutti i brawler avranno il proprio overdrive. Poi abbiamo 588 mappe, anche questo assurdo, sono veramente tantissime, e 117 temi, quindi sfondi in generale. Wow. Ma ora direi di andare a vedere qualche vostra bella clip. Mi raccomando, inviatemele tramite il link in descrizione. Qua abbiamo Sorò, Poca, Inte, una roba del genere, che si passa la palla in avanti. Ma qua il bro ha fatto una giocata incredibile. Riguardiamo meglio, perché si passa la palla, usa la super, poi si ripassa in avanti la palla.
ovviamente ancora con la super, più anche questo doppio rimbalzino proprio con stile. Procediamo, siamo con Andrea. Ah, è rimasto da solo su KO con Lily. Immagino vedremo un bel clutch, se ci ha inviato la clip. Lui per ora se la chilla, più o meno, sta nel... Beh, più che chill, è proprio un camperaggio incredibile questo. Ma ci sta, aspetta il momento giusto. Con Callum, vedi, qua stanno sparando tutti nel centro. Si aspettano che l'ultimo sia lì, e invece no. Andrea è lì nell'angoletto, ragazzi. Lui è proprio... Ah, va di gadget, adesso ci sta, adesso che non se l'aspettano più. Attenzione, entra dentro il gas. E a questo punto il primo dovrebbe killarlo così. Esattamente. Ha ancora dei gadget a disposizione, quindi se se la gestisce bene qua l'ha usato al pelo proprio. Vediamo se riesce a sopravvivere. Mamma mia che situazione. Il coso angelico qua l'ha salvato tantissimo. Però veramente complicato, eh. Lo spazio è quello che è. I gadget li ha pure finiti. La vita, perché giustamente... Ah, così alla fine ha fatto una doppia praticamente. Sì, in effetti qua si sono appiccicati e lui li ha sciottati malamente. Grande Andrea comunque, ottima giocata. Procediamo. Allora, siamo su Raffa Gym. La squadra rossa sta vincendo. La clip potrebbe essere forse del Leon. Chi lo sa. Attenzione perché il tempo giustamente inizia anche a stringere. Bisogna... Sai che forse mi sa che è del Rico la clip. Il signor Edorai. Manca praticamente un niente. Spara una super a caso, facendo dei rimbalzi. Qua sono successe cose tra il corvo e lui. Alla fine riescono a recuperarla. Unica cosa, non ho capito se è stato il Rico a fare qua la kill sparando a caso. Eh sì, è stato proprio lui che ha buttato giù il Kenji e poi il corvo l'ha aiutato. Quindi praticamente a caso è successo tutto ciò. E tutto questo quando mancava meno di un secondo, in effetti. Che bella bottarella di... Va bene, raga, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a mandarmi le vostre clip. Per il resto un bel like, iscrivetevi, campanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.